Ciao a tutti da Poderak, bentornati qui nella mia farm. Che cosa abbiamo fatto nella live precedente? Abbiamo approfittato dei soldi che avevamo per acquistare i cavalli. Infatti, non so se già li avete visto, ma io avevo il recinto, ma non avevo ancora acquistato nessun animale. Adesso quello che dovrò fare è quello di gestire un po' questi animalucci, ma per farlo abbiamo bisogno di acqua, attrezzatura apposita e ancora, diciamo, sono senza risorse. Ho dato un nome a un cavallo e dovrebbe chiamarsi, se non sbaglio, no, questo è Spike. Uno si chiamava Spirit. Eccolo qua. Questo è Spirit, un cartone che nella mia infanzia mi ha segnato per il coraggio e questo qui però lo volevo chiamare in un altro modo. Vabbè, nella live l'abbiamo chiamato Spike, però essendo che il 1° gennaio ho visto un film che davvero mi ha emozionato, si chiamava, mi sa, Dreamer, La strada per la vittoria, e il cavallo in questione, protagonista del film, si chiamava Sogna d'Or. Allora, io decido di nominare questo cavallo Sogna d'Or. Che in realtà con la N è un po' particolare, ma non so come farlo sulla tastiera, quindi la chiamerò semplicemente così. Ho attivato la mod Horse Helper, in questo modo i cavalli verranno gestiti in automatico a mezzanotte da un aiutante, lo pagherò 300 euro, però tenete conto che alla fine conviene, non devo ogni volta cavalcarli, perché che cosa dovrei fare in teoria? In teoria questi cavalli vanno a parte puliti, devo anche cavalcarli. Come si fa a cavalcare? Con WASD li comandate, con doppio tocco su V lo fate galoppare, correre, con S piccolo galoppo e con V proprio una camminata normale. Volendo potete pure scendere dal cavallo e giocate un po'. Per quanto riguarda la gestione sempre dei cavalli, avete qui un po' la sua salute, come l'avete allenato, e può man mano aumentare il suo prezzo di acquisto. Vedete? Adesso sta diminuendo. Diminuendo, ok. Però nel tempo, se lo allenate, in questo caso lo farà l'Oselper, gli darete cibo, lo curerete, aumenterà il suo prezzo fino ad arrivare anche a 50.000 euro. Quindi tenete conto, magari 5 cavalli e fate i milioni. No, con 5 cavalli non fate i milioni, però ne comprate diversi, fate la scuderia e diventate ricchi grazie ai cavalli. Poi, altra cosa molto riccosa che ho fatto è quella di gestire un po' l'insilato. Nella live mi sono bloccato diverse volte, però bene o male me la sono cavata. Qui stiamo facendo il frumento, che così gli diamo da mangiare a questi poveri fruscoli. Abbiamo aumentato il motore del case, ma dove cavolo ho lasciato il peso non lo so. Questo qui invece è l'attrezzatura che ho ben pensato di comprare per i nostri cavalli. Per quanto riguarda invece il signor serbatoio dell'acqua, non so dove l'ho lasciato. Se non sbaglio, forse l'ho lasciato ancora in negozio. E direi, dato che ci siamo, andiamoci, che così almeno lo vado a prendere. Aspetta. Con il GCB? Eh no, però il GCB l'ho lasciato qua per l'insilato. Magari lo riporto in farm e successivamente volo in negozio. Ok, siamo in farm. Allora, per quanto riguarda la raccolta qui dell'insilato, oddio, è che è sto trattore? Per quanto riguarda la raccolta dell'insilato, sto utilizzando il carrello, un suggerimento che mi ha dato un fan, però vediamo se continuare, perché ok che ti permette di non comprare altre attrezzature e robe di questo genere, però è un po' difficoltosa l'uscita dall'insilato, perché ti si blocca tutto, è un casino uscire, ci metti mezz'ora. Per quanto riguarda l'insilato, anche se ne abbiamo fatto poco, ci ha dato 20.000 euro e non penso siano affatto male. Allora, per quanto riguarda questo trattore, direi magari adesso abbiamo fatto il frumento. Di che cosa hanno bisogno i cavalli? Basta andare qui nelle informazioni e lo scopriamo. Direi sempre per i cavalli facciamo l'avena. Ma per quanto riguarda il fieno, cos'è che dovremmo fare in teoria? Dovremmo, mi sa, essiccare. Un po', quella cosa lì la dovrei vedere come fare per il fieno. Nel frattempo mettiamo qui l'operaio e ci dedichiamo un po' per recuperare quel cavolo di botte.
Qual è la nostra fortuna? La nostra fortuna è che, come potete vedere dalla mappa, a parte il fatto che volendo li potrei pure portare a ranch. Facciamo la corsa di Sognador dopo a ranch, no scherzo. Non lo so, beh, scherzo relativamente. Facciamo la corsa con i cavalli, con gli iscritti. Però guardate, abbiamo un laghetto lì nel 26, vicino al campo 26, quindi non è molto distante dai nostri cavalli. Più o meno abbiamo questa fortuna noi. In questo modo non dobbiamo acquistare l'acqua e volendo, per fare ancora prima, potremmo mettere una botte fissa dell'acqua, però i soldi ci sono, ma sono pochini. Vorrei comprare qualcos'altro. Un prossimo obiettivo, ad esempio, sicuramente qualcuno di voi mi dice compra una trebbia nuova, compra un camion, compra un trattore, ma appunto uno dei miei diversi obiettivi è anche quello di acquistare un camion. Il camion è un mezzo assolutamente veloce che ti permette il trasporto delle merci rapidamente, quindi sapendo che il tempo è denaro, è importante avere dei mezzi efficienti. Ok, sono arrivato in farm, vediamo un po' dove andare a prendere quest'acqua e soprattutto dove metterla. E poi in realtà non ho ben capito, essendo che mangiano e in teoria hanno anche la paglia per... Paglia, cos'è che hanno? Sì, la paglia forse per la cacchina. O il fieno. Boh. No, il fieno se lo mangiano. No, il fieno se lo mangiano. Paglia. Mi chiedo quante volte li devo pulire sti cavalli. Per l'acqua in teoria. Ma io basta che metto così, faccio R e si riempie. Abbiamo questa bella cascata qua, che a dir la verità non ho mai visto da vicino. E c'è anche una casetta lì. Tuffiamoci, ta ta ta, vediamo se riusciamo ad arrivare lì in quella casa. No! C'è un muro invisibile, tipo. Non hai accesso a questo terreno. Come non ho accesso a questo terreno? Niente, non posso andarci. Vabbè. Qua non nascono le trote. Così. No, i tonni. Cos'è che c'è qua di solito? Boh. Potremmo fare anche pesca. È vero, su farming manca anche il pesce da raccogliere. Ammazzo, quanto è pesante sta botte. Allora, ammazza le galline quanto sono sporche. Devo pulire le galline. Allora, per l'acqua vediamo. Allora, questa sembra la mangiatoia. Non so, magari vediamo. Ah, invece è dove si butta l'acqua. Buttiamo l'acqua qua. Ah, ok, buono. Non... Abbiamo ancora un barile pieno. Non devo fare avanti e indietro, perfetto. Però adesso devo anche un po' dedicarmi a ste galline. E a dire la verità, non mi sembra di aver lasciato sporche tanto tempo fa. Prendiamo questo bel New Holland e proviamo a pulire ste galline. Ci vorrebbe un... È perché un trattore serve sempre, non si sa. Vabbè, adesso siamo disoccupati da un punto di vista dei terreni, c'è l'operaio. Però capita a volte che tutti e tre i trattori sono in servizio. Qua prima o poi dovremo comprare un qualche mezzo per gli animali. Anche perché qua abbiamo fatto appunto questa sezione per gli animali, volendo o non volendo. Ho venduto tutti gli edifici. E alla fine qua ci sono animali di tutti i tipi. Conviene mettere un mezzo in mezzo, non si può sentire, Poderak, dai. Però boh, vediamo, vediamo, un passo alla volta. Secondo me con i cavalli e l'insilato potremmo davvero guadagnare un sacco, non lo so. In realtà ho visto che poi alla fine conviene. Se fai tutti e tre i terreni con il mais, dopo fai l'insilato, ci sta. Che poi alla fine puoi farlo anche con l'erba. Solo che devo ben capire come fare. Allora, qui abbiamo pulito le galline, quindi in teoria stanno bene, vero? Vediamo la situazione galline, cibo, frumento. Ah, gli manca il cibo. Vabbè, frumento lo sto per fare. Vabbè, gli animali qua, boh, il fieno, dove, volendo, glielo posso dare, però. Guardate, l'avena da efficienza 60%, il fieno 40%.
Più che altro volevo produrre un po' di paglia, che quella spero non si consumi troppo. Vediamo un po', le galline. Ah, comunque per quanto riguarda le galline, in teoria produttività. Vabbè, il gallo non produce, però ogni ora più o meno fanno una nuova gallina, tra virgolette, o un gallo, perché dipende. E qualcuno di voi infatti mi ha detto: ma Podera, che servono i galli se non fanno le uova? In realtà servono per far riprodurre le galline. Se no, con che cosa si riproducono le galline? Di certo non con lo Spirito Santo, ecco. Adesso cosa potremmo fare? Cosa potremmo fare? Pensiamoci, potremmo continuare con quell'insilato. Prendiamo il JCB e vediamo se disattiviamo le ruote. Che si girano, vedete, adesso si gira solo quelle anteriori. Come si fa a far bloccare le ruote? Oh, cavolo, qua ho tolto tutte le uova. Vabbè, ormai la stradina però la potevo fare un po' più larga. Mettiamo qua tutto, ok. In questo modo, anche se non avremo tanto vantaggio a vendere queste uova perché le abbiamo tolte prima, almeno non danno fastidio in mezzo. Oh, in mezzo alla strada. Olè, aspetta che metti l'acci bene. Ok, andiamo JCB. Il problema del JCB è che quando metti l'operaio ti disattiva il blocco delle ruote, quindi continua a fare cose strane. Ah, poi lì l'operaio cosa sta facendo? Che è un terreno particolare questo, conviene controllarlo ogni tanto. Ah no, ma si è fermato. Qua ancora danno problemi sti cavolo qui di, avete capito cosa? Di montagna. Però ha seminato, ha lasciato solo sta striscia d'erba. Devo capire un po' come risolvere questo problema, anche se penso non lo risolverò mai. Ma meglio di prima, che continuava a provare a salire, ma non si toglieva l'operaio. Almeno adesso si toglie e via. Non mi tolgono i soldi, in teoria. Poi in pratica non si sa. Dai, si sente un po' il motore potenziato a questo trattore, eh? Proviamo a vedere quindi per il JCB. Si bloccherà sicuro, quindi mi preparo già con il New Holland che dovrà togliermi dai mezzi guai. L'insilato comunque ho visto ogni carico vi fa circa 20.000 euro. Ne abbiamo già fatti 3 se non sbaglio, e questo dovrebbe essere il quarto. Ce n'è ancora un bel po', quindi l'insilato conviene. Un 100.000 euro sicuramente li famo. Questo insilato qui perché non me lo prende? Mi prende solo questi qui giganti dove si va a bloccare. Guarda, ecco. Ok, ce l'abbiamo fatta, dai. Se riusciamo a uscire in retromarcia sarebbe il top del top. Non ci siamo bloccati, perfetto. Possiamo andare a vendere al fienile, se non sbaglio, perché anche è l'unico posto che accetta l'insilato. Vediamo quanto ce lo paga, perché se continui a portare insilato dopo non ti paga tantissimo. Anche se vi dirò che l'insilato sta crescendo. 534. 534. Non metto il tempo veloce perché sto seminando. Appena finisce magari sì, lo metto. Ma se no mettevo il tempo veloce, che così magari aumentava il reddito dell'insilato. Ma vabbè, tanto sempre 500, al massimo sale a 600. Guadagniamo al massimo 1000 euro in più, che non sono male, però neanche troppo, ecco. Ho scoperto che alla fine c'è sta stradina per andare al fienile, molto meno ripida, e ci arrivi, diciamo, con gli stessi tempi, anzi forse anche di meno. Prima invece per salire in quella montagna che ho realizzato io in live ci mettevo un sacco, ed era un problema in continuazione andare lì. Ok, siamo arrivati al fienile. Scarichiamo un po' questo insilato, bello pronto. Dovremmo fare eravamo a 18.000, quindi un 38.000 dovremmo arrivare più o meno, se non sbaglio. E non è affatto male come reddito. Poi sinceramente adesso volevo. Ah no, niente, 12. Perché 12.000? 12.000? Così poco?
Io mi ricordavo 20.000. Boh. Boh, forse mi ricordo male io. O forse ho cambiato. O forse. Boh, non lo so che cacchio ho fatto. E alla fine è sempre pieno era. Non ne ho idea. Non mi ricordo se facevo 20.000. No, forse che facevo sempre 12.000. 12.000, 12.000. Vabbè. Boh, non lo so. Forse è sceso il prezzo. Volevo però comprare, adesso che ci penso, un paio di cavalli in più. Perché comunque. Dovete. Ah, ma qua non ha seminato. Vabbè. L'operaio stupido. Volevo un po' approfittare per i cavalli. Perché comunque, se mi arriveranno a 40.000 euro. Se ne vendo 2 sono 80.000, se ne vendo 4 sono 4 un bel po' di soldi. Aspetta, dov'è che è? Dov'è che è? 160.000 euro comunque. Vediamo dov'è il mio. Eccolo qua. Magari approfittiamo dell'auto per andare anche a vendere le uova. Allora, se non sbaglio, ho messo il rimorchio di qua, anche se veramente lo potevo parcheggiare in un altro modo. Perché adesso devo andare con. Allora, vediamo se riusciamo a fare una strada piuttosto. Allora, potrei andare per la vendita delle uova. Ok, per le uova, montecarichi. Al ristorante 5.800. Ammazzo! Al ristorante ancora 5.000 euro. Buono! Vado al ristorante, che così dopo devio a destra. No, vado per dritto per il negozio. Vado al mercante del bestiame e mi compro altri due cavalli. Che così almeno ci facciamo un bel ranch, dai. Ok, sono arrivato al ristorante. Mettiamo la freccia. C'è la freccia al rimorchio, sì. E vediamo un po' di vendere. Togliamo i lacci. Ok. Olla, quanti soldi. Viva le uova. Viva le uova d'oro. Chissà quanti ce ne sono dentro per darmi così tanti soldi. 1.700 euro addirittura. Un pacco di uova. Ma stiamo scherzando? Eppure alcuni non sono neanche piene. O queste qua non sono piene. Olè. Andiamo a prendere questi bei cavalli. Magari cambiamo pure colore. Ok, ci siamo. Siamo arrivati al mercante del bestiame. In teoria dovrebbe essere. Dov'è che è? Dovrebbe essere giù? Spero che ci sono andato l'altra volta, quindi non mi posso sbagliare. Sì, no, era sulla strada. Andavo qui e qui in teoria dovrebbero comparire, esatto, dei quadrati. Poi in teoria faccio R, ecco. Ah, posso prendere anche. Ma posso prendere anche i maiali su sto coso? Per curiosità. Ok, no. Allora, abbiamo preso. Ma vatti a ricordare il colore. Tipo uno nero non l'abbiamo preso. Prendiamo un cavallo nero. E un cavallo beige. Beige. Ok, fai conferma. Olè, abbiamo caricato i cavalli. Con N potete chiudere e aprire qua il coperchio, così siete sicuri di averli. In quel live io non sapevo di averli finché non me l'hanno detto i fan. Addirittura, ma che è qua? Mica c'è un. Ah, qua. Ma lo posso comprare a sta zona dopo? E in teoria ci siamo. Possiamo procedere con lo scaricare i cavalli. Di la verità ho sbagliato strada. Saliamo qua sopra il silos. E poi alla fine devo vedere nel silos che cosa c'ho. Magari sto producendo inutilmente. E in teoria, se non dimentico, non qua, ma qua. Qua in teoria, se vengo. C'è una piccola porta. Con X posso far scendere i cavalli. Alla fine che cosa basta fare? Semplicemente premete R. Dite che Bob e Franklis devono entrare nella vostra farm. Fate conferma e avete scaricato gli animali. Visto? È stato semplicissimo. Andiamo a vedere giusto un po' cosa sta facendo l'altro operaio. Ah, si è bloccato di nuovo. Ridendo e scherzando ha finito il terreno. E niente, detto questo, io direi che possiamo concludere il gameplay qui. Vi ringrazio a tutti per la visione. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link per acquistare il gioco su Amazon se avete
voglia di comprare il CD oppure la Kisu Kinguin con il 3% di sconto Poderac, avete la possibilità di risparmiare ancora di più. Comunque, fate un po' come volete. Trovate anche il link per seguirmi su Facebook, Instagram, Telegram. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!